Alla pallacanestro Nuoro sono bastati 22 punti di Sizia, miglior marcatore della sfida, e 19 di Cektovic per superare il mini basket Porto Torres nella sfida valida per il primo turno di ritorno delle qualificazioni nel campionato regionale Serie D. La formazione ospite si è imposta col risultato di 83-70. La gara a cui si riferiscono le immagini si è giocata sabato nella palestra Cuneo di Via Lazio. I ragazzi del coach Massimo Polidori rimangono all'ultimo posto del girone B con 0 punti in 8 gare fin qui disputate. Ai bombardieri di Sirbones hanno risposto per il Porto Torres e Tedde con 21 punti e Pisano con 19, cui sono aggiunti Lungheo con 12 e Soggiu con 10. Numeri che alla fine hanno fatto la differenza in una gara in cui comunque i nuresi non hanno lesinato l'impegno per tentare di portare a casa la prima vittoria stagionale. Del resto la sfida alla vigilia appariva complicata per la forza dell'avversario, che al momento occupa la seconda posizione in classifica e sta insidiando il primato del Santa Croce Olbia. Ma i Sirbones ci hanno provato e hanno messo in alcuni frangenti in difficoltà gli avversari. Rimane comunque la sensazione di una squadra in crescita che non appena troverà il giusto passo sia in grado di togliersi qualche soddisfazione contro avversari blasonati. L'importante è non demoralizzarsi per risultati che non arrivano e guardare avanti. Nel prossimo turno, in programma sabato, i Sirbones saranno di scena a Terralba contro una formazione che li precede di 2 punti in classifica. L'occasione buona per la pallacanestro Nuoro per lasciare il posto di fanalino di coda agli oristanesi.